Non sappiamo se è stato un gioco di parole, visto anche il periodo carnevalesco, se era il caso di puntare l'attenzione sulla maschera, o prima o poi sarebbe arrivato il momento di farlo. Ma io l'avevo già fatto 2-3 settimane fa. Parlando di asticella però, e basta. No, anche di obiettivi, nel senso che era stato chiaro che dovevamo alzare un pochino l'obiettivo, ma non è importante, l'importante è come è andata la partita e l'atteggiamento che abbiamo, perché uno può avere tutti i programmi che vuole, ma poi se disattende. Questo alzare l'asticella per noi cambia poco, nel senso che la lettura che dobbiamo avere della settimana, delle partite è sempre uguale, con lo stesso spirito, con lo stesso atteggiamento, aumenta la consapevolezza, aumenta il fatto che secondo me deve essere una prerogativa della natura umana che quando tu raggiungi un certo livello lavori per far meglio, e quindi poi dopo può capitare di non riuscirci e di far peggio, però le motivazioni devono essere sempre per meglio. Visto che adesso non ci si può più nascondere, tolta la maschera, alzata l'asticella e quant'altro, per questo periodo conclusivo del campionato, 2 mesi, 14 gare, forse più, forse 14, non lo sappiamo, no? E con la società vi siete organizzati in maniera particolare per fare quadrato o qualcosa? Allora, questo, cioè, non è uno step che è partito, che ne so, un giorno, viene deciso da domani e così. Credo che fa parte di un progresso, di un processo che parte da settembre e che assieme alla società è cresciuto nel tempo, quindi non è che è cambiato niente nel nostro modo di essere, nella nostra lettura, parlo della squadra, dello staff e della società. Cioè, di volta in volta, di partita in partita, di prestazione in prestazione, abbiamo visto che potevamo fare certi tipi di discorsi e abbiamo lavorato, quindi non è che adesso bisogna fare più quadrato o meno quadrato, credo che le cose che abbiamo fatto fino adesso vanno abbastanza bene, nel senso che se abbiamo fatto qualche risultato dipende proprio perché abbiamo fatto tutti bene. Da là poi dopo c'è l'avversario, c'è il Trapani che certamente è una squadra che alza la asticella anche loro, e quindi l'ha anche detto il suo mister, quindi è un altro di quelli che non si nasconde, e poi dopo appunto di volta in volta cercheremo di far sempre meglio. Ti mancava un po' un campionato simile, l'ultima volta che era la mano ai tempi di Salerno? No, non proprio, perché l'anno dopo a Reggio ho giocato a 31, più della, continuo a dirlo, ero quinto e mi hanno esonerato, quindi era abbastanza simile a questo, perché poi mancava il giorno di ritorno, ma adesso non va a rivangare, io sono concentrato sul presente, l'anno scorso è stata un'annata storta, però insomma fanno parte anche quelle di momenti di crescita. Il Trapani arriva chiaramente appunto dalla sconfitta, Latina Trapani però... chiaramente adesso con il Latina che non si nasconde. E neanche a Trapani, perché sono due squadre, secondo me, con magari sviluppi diversi sul campo, ma con identità forte tutte e due. Quindi sarà una partita difficile contro una squadra che va a giocarsi a viso aperto contro tutti, soprattutto fuori casa, che veniva da 14 risultati utili, che ha perso l'ultima, però che... insomma, ci farà sudare come noi faremo di tutto per far sudare loro.